Ok, mi sono appena svegliato da un sonno primordiale, non tanto perché è da tanto che non carico video, faccio, anche se questa è una cosa vera, però vabbè, taglio questi, ma tanto perché ero a letto, ero sul divano che stavo leggermente dormendo, per via che ho fatto un compito di matematica che mi ha messo in pappa il cervello. Ok, dopo questa bellissima introduzione, così che vi ho raccontato della mia bellissima vita, iniziamo subito a fare due piccole pubblicità a due miei cari fan, diciamo. Al primo è Axolus 45, che fa guide Pokémon, soprattutto. Arriva già a 25 iscritti, quindi diciamo che sì, pubblicità ne ha bisogno, ma in parte. Ha 293 visualizzazioni del video e ha iniziato la guida SoulSilver con una bellissima, cioè non è brutta comunque, una bella, diciamo, un bel layout, una sidebar, ed è già la parte 10, no 11, scusate. E ha iniziato anche la parte, sì, la guida a Pokémon Bianco 2 fino alla 6, 5, 5, non so contare. Ok, perfetto, il sonno mi fa male. E tutte e due in italiano, giustamente. Sai, siamo italiani, non si fanno in inglese. Quindi vi consiglio di guardare i suoi video, perché è abbastanza bravo. Fatelo salire gli iscritti. Un consiglio che posso dare a te è di mettere un bellissimo, cioè un bellissimo, un bel sfondo qua sotto. Se vuoi chiedere a qualcuno, non a me. Ti dico subito che non li so, cioè li so fare in tra virgolette, perché non sono bravissimo. Tipo quello l'ultimo l'ho fatto tra virgolette io, perché mi ha aiutato anche un mio amico. Comunque, a parte questo, sto zitto, è meglio. Un altro canale che volevo sponsorizzare, diciamo, è Destilarg, basta. Pensavo ci fosse anche un numero, non me lo ricordavo. Allora, lui aveva iniziato a fare dei video, infatti c'ha delle visualizzazioni, poi li ha eliminati, non si sa il perché. Comunque, a parer mio è bravo da quello che ho visto nei suoi video. Quindi, sperando che, mi ha detto che inizierà a caricare i video, sperando che li inizi a caricare, vi consiglio di seguirlo. Ha 13 iscritti e 315 visualizzazioni, che non sono ben poche per non aver cliccato, cioè non so quanti video. Boh. Non lo so perché, cioè, ne ho visti alcuni, non tutti. Quindi, e dopo questa bellissima introduzione, io direi di fermarsi. Quindi iscrivetevi a loro, al mio, a quello di Lord of the Holder e a tutti i bellissimi canali che ho qua sotto. 774. Stiamo salendo, eh. Io, buono, ho fatto 74 iscritti in un men che non si dica, comunque. A tutti questi bellissimi canalini. Cavolo! Ok, aspetta. Ok, perfetto, vabbè. Ho comprato Pokémon Nero 2, come ho detto. E sto giocando. La mia squadra è, per chi non lo sapesse, ho preso un Pignite che l'ho fatto evolvere, giustamente. È diventato un Emboar e si chiama Bacon. Tipo il Bacon, quello lì con le uova. Poi ho preso un Lucario, come nella guida, e l'ho chiamato Uff, tipo l'abbaiare. Poi ho preso un Magnemite e l'ho chiamato Flesciato, che ora è il Magnezone. E poi ho preso un Trapinch e era diventato Vibrava, l'ho chiamato Gnam, perché quando era Trapinch aveva la bocca gigante. Non mi torna, manca qualcuno. Comunque, ah sì, è al 40. Cioè, sono tutti sul 42, 43 così. E sono a Spiraria. Comunque, poi il quinto è. Ho preso un. Come si chiama? Uno Yamask. Ora si è voluto Incofagrigus. E l'avevo chiamato Maschione. Perché Maschione. Era più bello maschiaccio. Però poi mi è venuto in mente dopo. Comunque. E l'ultimo invece che ho catturato bene ieri, che dovrò allenare fra l'altro, che palle, al 25 e basta. Ho preso uno Spheal, ovvero la fochettina, infatti l'ho chiamata fochetta. E lo chiama palla di grasso, però non c'entrava. Quindi poi Lorenzo, l'ore di che io mi ha dato l'idea di chiamarlo
Grasso Ball, che è anche più bellino comunque. La palletta di grasso, quella lì di tipo acqua ghiaccio. Che ci ho messo un'infinità per trovarlo. C'è scritto che lo può trovare tanto facilmente, ma mi venivano più Remoraid, che era difficile da trovare, che questa pala di merda, fra l'altro. Comunque, va bene, diciamo di smetterla qua. I nostri bellissimi piccoli pubblicità e update insieme. E iniziare la parte a bianco. Ciao. Ed ecco qua il nostro ultimo Pokémon. Volevo farvi assistere alla lotta. C'è la lotta, la cattura più che altro. Allora, speriamo di prenderlo subito con le Ultra Ball. Ultimo colpo. Speriamo. Perché ho allenato, come potete vedere, ho anche allenato Pokémon, visto che c'ero. Il volume è un po' alto. Ok. E go, sì. Ed eccolo qua. Ok, ora io lo alleno e ci si ritrova qua con l'evoluzione. Ciao. Ed eccoci qua l'evoluzione di Larvitar. Ok, è stata una cosa un po' faticosa. E ora possiamo assistere alla sua fantomatica evoluzione. Scusate la lentezza, ma ho aperto vari programmi. Ci si può fare, ci si può fare, ok, ci si è fatta. E si è evoluto in un mitico Pupitar. Ok, noi ci si ritrova qua all'evoluzione dopo, a Tyranitar, perché tanto lo alleno e basta in questo momento, e visto che non lo volevo allenare durante le... cioè, non lo volevo allenare con gli allenatori della Via Vittoria, li alleno io direttamente, così abbiamo direttamente Tyranitar. A dopo! Ed eccoci qua all'evoluzione di Pupitar. Ok. Ultimo nostro Pokémon che si deve evolvere. Scusa sempre la lentezza, ma ho ancora vari problemi aperti. Oh, ed ecco il nostro mitico Tyranitar. Ok. Avevo delle caramelle rare. Ok, non ci si vede né dopo che ci si ritrova magicamente a battere la donnina lì vicino. Ciao! E come avete potuto vedere dall'inizio della parte, quindi la pubblicità, vabbè, il piccolo update, piccolo, cioè non è neanche un update, comunque. E l'evoluzione del nostro ultimo Pokémon, le varie evoluzioni del nostro Pokémon, eccoci qua davanti ancora alla donnina di merda con il nostro Pokémon anche allenato, come avevo già detto. Allora, non l'ho ancora in italiano, perché per giocarci in italiano dovrò giocarci sul Desmume, e mi va lento perché è un computer di merda, quindi comunque all'incirca, tanto è sempre, cioè ormai l'ho iniziato così, siamo alla fine, potrei anche finirla così. Comunque, a parte questo, allora, gli attacchi che ha il nostro caro amico Samurott, ed ha un Danza Spada, Geloraggio, Surf e Conchilama, che volevo cambiare da idrondata, però vabbè, non so se funziona poi. Lucario, Nero Pulsar, Forza Sfera, Psichico e Zuffa, Crobat, Volo, Acrobazia, sempre, diciamo, l'ho messa grazie a YouTube, che mi ha dato un mio, diciamo, uno youtuber che mi segue. L'ho rimessa, giustamente. E Arcanine, che c'ha Lanciafiamme, Forza, Sgranocchio e Fulminadenti. Electivire, che ha Colpo Basso, Tuono, Fulmine e Fuoco Pugno. E infine Tyranitar, che ha Nero Pulsar, Frana, Sgranocchio e Terremoto. Ok. Ok, allora, i Pokémon, diciamo, come set di mosse non sono ancora completi, perché avevo già fatto un po' di set di mosse come le volevo. E non ce l'hanno ancora tutte. Comunque, a parte questo, continuiamo a battere le donnine. Tacca. Perfetto, vale.
ci mettiamo l'attacchino e si fa un giro raggino. Non si fa un cazzino. Eccoci qua. Sì, c'è raffreddore, non ve lo vorrei, cioè l'avete capito ormai. Allora, lui è Lucario, Lucario è più veloce, più forte, più tutto. Si fa forza sfera e muore. Rena, abbiamo tutta la rena. Poi dovremmo battere anche la sabbia. Come sono spiritoso. Allora, qua servirebbe taglio, ma io non ho taglio. Qua servirebbe qualcos'altro, ma io non ho qualcos'altro. Cut down. Con il cavolo. Che cut down. Gatto down. Servirebbe cut. Ok, qua non posso fare niente perché sapete. E siamo arrivati, diciamo, nella... sì. Qua non so cosa dica. E siamo arrivati nella... nella via vittoria, diciamo, questa era la via prima della via vittoria. Ci dà cascata. Non casco, non ti preoccupare. Ok. Oh, che figo! Ti analizzano! No, io voglio essere nel mezzo. Che fai, co? Si sono evoluti! Che fai? E ti serve il portone? Oh mio Dio. Io credo di venire. È una cosa iperfigosa. Cioè, chi è chi non dice che è una cosa figosa questa? Nessuno lo può dire, nessuno. No, perché mi sono messo la bicicletta? Ok, voglio mettere questa in verità. Vedi, 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 perché c'è sempre qualcosa da prendere. E poi minimo le fanno da qua dentro. Infatti. Una nero pietra, volevate la nero pietra? Eccola qua. Alla fine ve la danno. Proprio perché devono. No! Ah, qua ci sono una cosina. Ferro, perfetto. E poi ci sono due poche bolline. Allora, una che è qua. Che non so il perché non l'ho preso prima. Uè! Una pippi su, pippi su, pippi giù, pippi in qua e là. Trallallero, 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 là. Alcuni pezzi rotti. Un pezzo stella, per appunto, con i pezzi rotti, pezzi stella, certo. Qua c'è una bellissima casetta. Mi fidi per il culo. Eccoci. Iniziamo bene, eh. Non mi farò neanche entrare nel centro Pokémon. Grazie per... ma vaffanculo. Ok, entriamo. Magari mettiamoci un po' di repellente. Perché se no... si va a fare ciao ai maschiacci. Si fa ciao a... ciao mamma, guarda come mi diverto senza repellente. E sì, si può buttare di sotto se chi vuole. Se no, prosegue da questa strada. Stavo scherzando, non ci si può buttare di sotto. Ora non provate tutto a buttarvi di sotto da quel pezzo. Che cavolo. Ah, però lui è tipo volante. Vedi, 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 bisogna essere intelligenti in questi casi. Non stupidi come me. Ok, non so che attacco mettere, l'ultimo attacco di Saburo. Se avete qualche idea, per favore, ditemelo. Io non ne ho. Allora, qua si fa surf. Ok. Ah,
Ah, qui su queste crepe non ci si può andare. Neanche qui, perché c'è la farina, sono. No! Non faremo più una roba del genere. Anche qui, quindi, per forza bisogna andare di qua. Allora, questo serve forza, quindi servirà il nostro arcanine. Che io mi domando, no? Ma perché da rocce minuscole, le quali erano quelle delle prime generazioni, in quinta sono diventate giganti? Hanno cambiato tutto in quinta. Dalla quarta alla quinta sono pa cioè, cambiato tantissimo, però secondo me hanno, diciamo, esagerato, era proprio esageramento, non so neanche se esiste come parola, però vabbè. E ciao 60 per Samurott. Eccolo il mio maschione, oh mio Dio, oh mio Dio. Proviamo subito a usare Tiranitar. Sabbia fiume. Sgranocchio, mi metterà mummia, ma non mi interessa. Tutta la sabbia fiume c'è già. E che cavolo! Ok. Chi è che insegna un attacco di tipo. Un attacco di tipo erba al tuo maschione? Io no. Io no. Allora, lo Swoobat. Perché sto tenendo l'ulti al 60? Perché mi fa energy palla? Che mi sta uccidendo anche sto butrione. L'elegante, mettiamo arcanine e go. Che è al 50? Lanciafiamme. Prendi una fiamma, lanciane una, prendi un'altra, lancia quella, lancia quell'altra, lancia quell'altra, prendi la fiamma, lancia quell'altra, lancia la fiamma. Oh mio Dio. Allora, visto che diciamo che cosa mettiamo Arcanine primo. Qui serve taglio, ma perché serve taglio? Ma chi è che sul. Allora, ora mi dovete spiegare chi è che l'imbecille che si porta un Pokémon con taglio sulla via vittoria. Ora ditemelo, per favore ditemelo, perché io non lo so chi è. Cioè, allogica. Ma i produttori di questi giochi, no? Ma non ci pensano. Ora, io sì, vado in via vittoria, sa, mi sono portato un Charizard con taglio. Ha ragione, ci stavo pensando, guarda. E anche me ne impo. Uccido qualcuno. Sento. Chi ha inventato veleno in polvere? Me lo ficcai per il culo il veleno in polvere. Ma dai. Ma perché io scegli un Fenzant? Anche se lui c'ha fulmine in denti, però poi mi muore perché qualcuno non ha dato il veleno in polvere. Fulmine. Oh. Ciao, un Fenzant. Ok. Allora, volevo tanto fare una cosa. Non li caramelleranno, guardate. Allora. Non ho. Ah, quello sale ce l'ho. No. No, non volevo rientrare qua dentro il boschetto. Sì, ma quest'anno la Vittoria l'hanno fatta un po' dispersiva, o sembra a me. Non ha più un senso questa cosa. Ma allora farei tipo Sgranocchio, che è molto più forte dei fondi denti. Vedi? Lui poi lo fa psichico e ci ammazza. Sono cose normali. Ma come? Non mi ammazzare. Ma perché?
santità infinita. Gesù, aiutaci. Forbice X, perfetto. Pensiamo anche di insegnargliela. Oh, un dottore. Ci piace il dottore. Se mi dai, invece di magari curarmi Pokémon, mi dai una pozione o un'iper pozione, ti mando a fanculo, eh. Bravo, fai minimizzato, fallo 20 forte. Tutta la tua vita fa minimizzato, non tanto ammazzo. No, come? No! Perché? Muori sotto le atroci sofferenze della mia forza sfera. Addio Clefable. Curami, curami. Io ti amo. Allora, sicuramente qua c'è qualcosa. Però dal fondo sì. Repellente Max. No, non c'è neanche qua. Qua? Neanche. Neanche. Cioè, in pratica siamo venuti giù per niente. Perfetto. Olè. Ok, c'è subito un veterano ad aspettarci. Mettiamo il veterano. Vediamo cosa sa fare il veterano. E vai! Su, un Gigalith contro un Arcanine. Perfetto. 10 volte lo farei. Allora, papà. No, ma anche lui. Infatti, per l'appunto. Mi sa che bisogna tornare dal dottore. Dimmi che non ha vigore. Ma te la vai a pigliare nel culo, te chi sei? Hai avuto solo culo. Ok, lo puoi rimettere a Canine. Tranzollamente. Lì si fa lanciagamme, visto che è di tipo acciaio. Perché c'ha vigore anche lui? Veterano battuto, curiamoci perché il nostro povero Lucario è già morto. È più forte quello che ho io in Nero 2, comunque. Ma non siamo qui a pensare quali sono quelli più forti. Sì. Ma perché? Volevo fare una sfida a due così vi sbattevo tutte e due insieme e basta. Atmore, ma perché? Sì, l'esca di pesce, va. Bene, sai. Galvantula anche di tipo coleottero se non sbaglio, no? Quindi se faccio così, perfetto, 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 perfetto. Mettiamo anche l'altro mino e poi direi di smettere perché tanto un Duran Duran, uno di Duran Duran, oh mio dio. Ecco. Ferrotron. Ferrotor. Torn. Non tron. Erbacciaio. Fai per quattro, se me l'ammazzi ora quando me l'ammazzi, fra 30 anni. Maremma ciucchettosa. Oh, questa cosa? Dove si sbuca? Una dormina. Non ti giri di qua, vero? Non danno. E che tipo faccio sempre vado di là? Fuori di fuga. Ok, ok. Ciao. No, da poverina mi dispiace lasciarla lì da sola. Battiamola.
mi dispiaceva. Ah, ce n'è solo anche uno, c'è anche un Sausbook, via. Versione estate. Come si dice, aspetta, non mi viene in mente. Non mi viene in mente, ormai è troppo tardi. Completi autunno estate. Autunno estate non primavera estate, secondo me. Ora vitalizzante max, diciamo che utile può essere. Faccio un bel paticello con un repellente max, che può sempre essere utile. Aspettate un secondo, Ok, rieccomi qua, problemi. Ci sono stati problemi. Allora, prendiamo questa Ultra Ball. E poi andiamo a battere questo Mino. Simpatico fantallenatore. Ma se ce la faccio, nella prossima parte sarà italiana. Perché mi dispiace un po' non capire cosa dicano. Però ora si guarda. Se trovo quella per farla. Per farla in italiano, vabbè, comunque. Per farla usare sul non zoomer, perché sul dismoom veramente va veramente tanto lento. Ecco, se voi sapete dove che ci sia una ROM che va anche sul NOS Zoomer, ditevelo. Che diciamo, mi fate un piacere. Bene, sai. Me l'hai voluto quasi uccidere il mio povero Tyranitar, te lo prendi il culo. Te chi sei? Allora. Ok. No. Ah, qua bisogna fare self. Ok. Vabbè, non si continua di qua allora. Un boldore, ehi boldo. Ah, non ho usato. Perché non ho usato il repellente? The Repel. Vabbè, di là ci saranno le più tardi, evidentemente. Ah, mamma mia! E qua bisogna smettere. Perché battiamo questa simpatica donnina. Che non so come si chiama. Cavolo al canale di nuovo, vabbè. Anche del 60. Non c'è fiamme. Ah, sfava. Ben, sai. E go. Camerupt si cambia. Sabbia e fiume. No, non vale, faccia di culo, pezzo di merda. Muori. Va bene, noi ci si vede nella prossima parte. Inizierò a fare, sarà una bella parte questa, bella lunga. Si vede nel ma che salva, ci si vede nella prossima parte dove continueremo giustamente la via vittoria. E vabbè, la fine, cercheremo di finirla e arrivare ai super 4. Ciao.